Ciao, qui li prendi e questa è la Mummra's Tomb Fortress, la tomba fortezza di Mumra, prodotta da LJN nel 1986 per la linea Thundercats. All'epoca i Thundercats erano tra i principali antagonisti dei Masters, i dominatori dell'universo. Si trattava di una serie animata molto popolare, di una bellissima linea di giocattoli ed un sacco di prodotti correlati. Ma sebbene i Thundercats dovessero competere contro i popolari personaggi della Mattel, non erano tarocchi. Il cartone animato ed i giocattoli non somigliavano per niente ai dominatori dell'universo. Cattivo principale nel mondo di Thundercats è Mumra, immortale fonte di malvagità della Terza Terra. Si tratta di un antichissimo demone e mago nella forma di una mummia in decomposizione. Ma quando torna indietro alla sua tomba può trasformarsi in un gigantesco potentissimo essere immortale. Il personaggio era incluso con il playset, è alto circa 5 pollici. Possiamo muovere le sue braccia in avanti e indietro e possiamo ruotare la sua testa. Inoltre può impugnare il bastone che era incluso. È un pupazzetto spaventoso con un sacco di dettagli disgustosi. Vediamo queste antichissime bende tutte sporche e la carne in decomposizione sul suo volto. Sebbene si tratti di un action figure veramente molto semplice, è bellissimo trovare un personaggio di questa importanza incluso con il playset. La tomba è uno dei grandi playset degli anni 80, alta 30 cm e larga ben 55 cm. Ha l'aspetto della scultura del gigantesco teschio di un mostro con due enormi idoli ai lati. Questa potrebbe essere un'antica divinità coccodrillo e quest'altra un'antica divinità toro. La parte posteriore è un miscuglio di antichi dettagli disgustosi scolpiti nella pietra e misteriosa tecnologia. Qui troveremo anche tutte le leve di controlli necessari per attivare le funzioni del nostro playset. Colorati adesivi e dettagli scolpiti sono utilizzati per rendere i computer ed i controlli che Mumra può utilizzare per governare tutte le trappole della sua tomba. Qui vediamo pulsanti, quadranti e dettagli tecnologici. Ma non mancano altri dettagli più spaventosi. Ad esempio le vertebre di questo brutto mostro fungono da gradini per una scala che i nostri personaggi possono utilizzare per raggiungere la postazione più elevata. Anche dall'altro lato vediamo altri adesivi colorati, computer, controlli, quello sembra essere un radar. Ma tutti questi dettagli tecnologici si affiancano a quelli più spaventosi, come i bozzi e le vene sulle pareti di questo enorme cranio. La parte anteriore e quella superiore sono decorate con una pittura grigio chiaro che dà vita al nostro mostro. E anche tutti i mattoni in pietra sono ben scolpiti e dettagliati. Nel complesso è un cranio enorme e spaventoso. Inoltre con questa lucidità sulla plastica sembra veramente prendere vita, è uscito da un film dell'orrore. Lo sguardo terrificante e tutti i dettagli del mostro lo rendono un playset stupendo. Questo è l'interno della cella di trasformazione dove possiamo inserire il corpo mummificato di Mumra per farlo finalmente trasformare in quella immortale e possente creatura. E adesso possiamo dare un'occhiata a tutte le funzioni di questo bellissimo playset. Per cominciare, i giganteschi occhi e le zanne sul davanti brillano al buio, e brillano fortissimo, è veramente impressionante. I due giganteschi idoli ai lati nascondono delle trappole per respingere gli attacchi dei nostri eroi Thundercats. L'idolo coccodrillo fiuta la presenza di un intruso e con un colpo di coda lo respinge. La funzione principale ci permette di dare vita alla trasformazione di Mumra, che era una delle scene più spettacolari della serie animata. Ancient spirits of evil, transform this decayed form to Mumra! Apriamo dunque il sarcofago ed inseriamo il corpo in decomposizione di Mumra, ma ricordate, non cercate di riaprire il sarcofago finché la trasformazione non sarà completata o rischierete di spezzarne il meccanismo.
Dunque, è un bellissimo playset degli anni 80, è grande ed è spaventoso. L'unico difetto è che non ci sono posti chiusi e riparati dove possiamo mettere i nostri personaggi, ma ha un aspetto lugubre ed è divertentissimo. Dunque, se ricordate questi vecchi giocattoli o se il video vi è piaciuto, potete condividerlo, mi raccomando, cliccate su mi piace ed iscrivetevi. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e potete seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!